Buongiorno e benvenuti nella Libreria Coletti di Roma. Oggi incontriamo Lorenzo Fazzini, autore del libro Dialoghi nel cortile dei Gentili dove laici e cattolici si incontrano, che abbiamo il piacere di presentarvi sul sito libreriacoletti.it. La visione del cortile dei Gentili è stata accolta con grande entusiasmo e con viva partecipazione nel mondo culturale, almeno da quella porzione da lei interpellata. Come valuta questo risultato? Ma sicuramente, per usare una formula che è un po' abusata, ma in questo caso ha tutta una sua pregnanza, si potrebbe parlare di segno dei tempi, per il fatto che oggi, un nuovo dialogo, un nuovo confronto fra credenti e non credenti viene percepito da molte personalità dell'ambito della cultura, della ricerca anche scientifica, delle diverse religioni, come una necessità, un'impellenza e un'urgenza improcrastinabile. Questo deriva, secondo me, da due motivi principali. Anzitutto, da parte degli intellettuali più attenti, più fini, sia in ambito cattolico che non cattolico, vi è una sorta di assuefazione, di rifiuto per quel giornalistume, così lo definisce Massimo Cacciari nell'intervista contenuta nel mio libro, ovvero per quel modello di comunicazione che anche sulle questioni grandi, alte, come il confronto fra fede e scienza, il ruolo pubblico delle religioni, il contributo della Chiesa allo sviluppo della cultura, del progresso, della scienza, ebbene, queste voci che spesso risultano macchiettistiche, risultano estremistiche, fuori di metafora si possono fare alcuni nomi: Pier Giorgio Nifredi imperversa in televisione in tutte le salse, Margherita Hack pontifica su libri, interviste, eccetera. Ma quanto queste posizioni siano condivise veramente nell'ambito della ricerca accademica, delle università, degli intellettuali, ebbene questo è da verificare. E gli interlocutori che ho interpellato, che provengono da varie esperienze, alcune anche abbastanza, come dire, connotate, sia culturalmente che politicamente, lontano da lidi ecclesiali, testimoniano che vi è un desiderio di confronto scevro da operazioni di immagine, operazioni commerciali, operazioni di gridare di più per farsi sentire. Quindi un confronto al ritorno pacato, che tra l'altro è quello che un intellettuale fine come Giuliano Amato chiede e domanda alla parte credente. La seconda motivazione di questo interesse, a mio giudizio, è determinata dai rischi, dai pericoli, dalle emergenze che viviamo oggi. Basta frequentare una scuola, basta frequentare un'università, un mondo giovanile per capire come, ad esempio, la questione dell'emergenza educativa sia percepita da varie personalità, cioè un nuovo campo in cui poter, insieme, credenti e non credenti, porre il tema se è ancora possibile educare, su cosa è possibile educare le nuove generazioni, ma la questione della medicina, come dice Giovanni Reale, vogliamo un domani una medicina che affibbi ad ogni paziente un numero e quindi lo spersonalizzi della sua identità più profonda, oppure il tema su quale il Papa è tornato più volte con parole anche molto cariche della, chiamiamola, emergenza ambientale, del rapporto dell'uomo con il creato, che non sia un rapporto panteistico, un rapporto alla New Age, da terra madre per intendersi, ma che sia un rapporto di un rispetto profondo e di un coltivare ma non dominare nel senso più becero del termine. Ebbene, questa urgenza di un nuovo confronto su tematiche molto concrete, molto precise, penso sia uno dei motivi che hanno spinto questo interesse e che ne dimostrano l'attualità. L'immagine lanciata dal Papa per questo incontro con il mondo non credente o diversamente credente è evidentemente il frutto del tentativo del pontefice di spingere, sensibilizzare, scuotere l'uomo all'utilizzo della ragione di fronte alla fede ed alla teologia. Ci sono dei segni che lei può indicare capaci di mostrare che l'uomo moderno è pronto per questo confronto alla pari? Beh, sicuramente ci sono delle spie in giro per il mondo che ci testimoniano come la vecchia diceria del Dio è morto
siano culturalmente oggi, questa posizione sia culturalmente oggi depassata, per usare un neologismo alla francese dépassé, cioè fuori moda. Lo studioso René Girard, che insegna a Stanford, una delle più, nelle università più prestigiose negli Stati Uniti, diceva che tra i suoi studenti di oggi nota un interesse verso la questione religiosa molto maggiore, molto più marcato rispetto a quanto avveniva 20 o 30 anni fa. I corsi di laurea sulle tematiche religiose, come possono essere sia gli istituti di scienze religiose, ma l'attenzione al dibattito e all'approfondimento anche laico di tematiche come la Bibbia, l'antropologia biblica, risultano interessanti in diverse parti del mondo. Io ricordo 2 o 3 anni fa alla Sorbona un professore non credente istituì un corso di laurea, dedicò un semestre del suo corso di laurea al pensiero di Benedetto XVI come filosofo, come teologo, ovvero usare gli strumenti della ragione umana per approfondire il pensiero di uno dei massimi teologi del nostro tempo. Ma vi sono tanti altri segnali di come sostiene Tony Blair, oggi la religione può giocare un ruolo esattamente contrario a quell'oppio dei popoli che Marx indicava nell'Ottocento, cioè può diventare foriera di maggior dialogo, maggior comprensione, di affrontare in maniera nuova le emergenze della fame, della povertà, dell'AIDS, ad esempio nel continente africano. Quindi ci sono dei segnali, sia diciamo, come dire, dal basso sia dall'alto, quindi di ambito più popolare, ma anche di ambito più intellettuale, che l'uomo moderno è pronto a interrogarsi di nuovo su Dio. In queste spie si possono evidenziare, ad esempio, un piccolo particolare, diciamo così, televisivo. Quando vengono proiettate delle fiction o dei film di argomento religioso, lo share schizza al doppio e ben più di un Grande Fratello. E quindi, alla fin fine, anche il semplice consumatore televisivo, nel suo profondo, ha una nostalgia, un desiderio, un'apertura verso quella che è la teologia, verso quello che è l'affrontare la questione di Dio. E quindi anche il mondo intellettuale, soprattutto quello cattolico, deve essere attrezzato a questa sfida.